Franci. Ehi, ciao, com'è? Ciao. Bene. Ciao. Ciao. Tutto bene? Tutto bene. Tuo figlio poi? Bene, bene. Bene. Tutto bene, sì, sì. Siamo tutti a 5, è stasera? Ah, bene. Sì, sì, lo sentite, arrivano. Mi racconti quello che mi stavi dicendo prima? Sì, come è nato lo spettacolo. Sì. È nato in maniera per noi casuale, perché ho invitato Maria Grazia ad una prova a sentirci così, proprio così, in amicizia. E lei è venuta, ha cominciato a seguire la prova e poi dopo un po' abbiamo visto che si straniava. E ha cominciato a scrivere, scriveva, diceva, vabbè, non scrive. E alla fine finisce la prova, chiude quello la sua cartella e ci dice: lo volete fare uno spettacolo con me? Ah sì, perché così assistendo alla prova mi è venuto in mente che è davvero, come dice il mio personaggio all'inizio, una cosa non per tutti assistere a delle prove, questo vale anche per le prove teatrali. Dico del teatro di prosa, ma anche per la musica, solitamente è qualcosa che è riservato agli addetti. E pur nella mediazione della finzione teatrale ho pensato perché non allargare al pubblico questa possibilità. E di lì è nato pian pianino l'idea di uno spettacolo in cui si alternasse la musica alla parola. Nella mia idea credo insomma che ci siamo abbastanza riusciti alternando momenti più seri a momenti più divertenti, più ironici. A loro, ai Teatralis, ho chiesto davvero uno sforzo di fantasia, perché ho chiesto loro la massima naturalezza e il massimo relax, come se fossero veramente nella loro sala prove, cosa che non è ovviamente. No, assolutamente. però loro devo dire che se la sono cavata benissimo, scoprendo anche dei talenti di attori oltre che di musicisti. I musicisti hanno gli occhi belli. Dico sul serio. Sì, osservate specialmente quelli che suonano insieme agli altri, in un'orchestra o anche in un gruppo. Il loro sguardo sembra che veda la forma della musica. Sì. I loro occhi incontrano gli occhi degli altri. Ed è come se quell'armonia che esprimono fosse un abbraccio. Infatti dicevo prima con lui che la rappresentazione in effetti della naturalezza che c'è quando si prova in saletta, ecco, riproporla fingendo è difficilissimo, invece sembra proprio che si apra una finestra sulle prove vere, esatto. Quindi se questo volevate effettivamente esprimere, sì, avete azzeccato. Loro hanno una griglia all'interno della quale sanno di potersi muovere, poi naturalmente ci sono degli attacchi che sono precisi, però... C'è una frase che ritorna spesso, che poi è anche il titolo dello spettacolo, i musicisti hanno gli occhi belli. Vogliamo un attimo rispiegarla? Io non so perché i musicisti hanno gli occhi belli, so che una delle cose che ho scritto quella fatidica sera era questa. Quindi è uscita così? Mi è uscita così, che credo che sia comunque l'idea, il simbolo se vogliamo, veramente dell'armonia che ho visto nel loro gruppo. E che mi è capitato anche di vedere in gruppi di attori, e che non è una cosa, come dire, io dico sempre, non è indispensabile, però davvero fa la differenza. E secondo me questa armonia che io appunto in qualche modo simboleggio con questo sguardo, che vede la forma della musica, ma anche che si relaziona e che crea armonia da un punto di vista proprio anche umano, sta in questo concetto di avere gli occhi belli, che poi per estensione è anche forse un modo di approcciare qualsiasi forma d'arte in maniera anche con modestia, se mi passi il termine, che non è una cosa negativa, è assolutamente per me un valore, la modestia nel senso del cominciare dal piccolo per poi crescere. Quattro minore. Uno, due, tre, quattro, mi bemolle.
Naturalis è fondamentale l'armonia. Da sempre, da subito, da quando ci siamo costituiti, l'abbiamo veramente assunta come valore. Noi siamo proprio uniti, non pensiamo che l'armonia non è solo una questione di suono, ma è soprattutto un rapporto, una relazione che c'è tra le persone che producono questo suono qua. Certo. A proposito di armonia, le canzoni che portate nello spettacolo sono canzoni che voi già avevate? Sì, sono canzoni originali. Sono canzoni originali, perché i Teatralis, tra un'altra caratteristica dei Teatralis, è quella di suonare solo esclusivamente musiche originali. Nello specifico sono musiche mie e di Andrea Poggi, e sono musiche da cui appunto anche il titolo dei Teatralis, il nome dei Teatralis, e siamo molto affini all'esperienza teatrale, per cui abbiamo scritto varie musiche per spettacoli, tipo per la compagnia Le Fusa, piuttosto che Artemista, e quindi portiamo la nostra musica in scena. Infatti qui sono presenti musiche di altri spettacoli che poi sono state o riadattate da loro, sì, oppure parolate anche. Sì, alcune nascono come tema, come commento, come colonna sonora, chiamiamola così, dello spettacolo teatrale, e poi dopo, proprio in un'ottica di crescere, anche la musica, la bellezza della musica è proprio anche la variazione, la possibilità di poterla curare e farla crescere, e magari farle prendere anche altre forme, come ad esempio nel nostro caso la canzone. Poi abbiamo una cantante così brava che non possiamo non farla cantare con le parole, appunto. Esatto. Come... Principessa africana. C'era una volta una principessa africana. La povera viene catturata e portata schiava in Egitto a servire la capricciosa figlia del faraone. Il valoroso condottiero egizio si innamora della principessa. Un grande amore. All'inizio, quando si comincia, dopo le prime due o tre canzoni, cioè canzone, parte parlata da te, canzone, parte recitata, sembra un po' una sorta di celato scontro tra musica e parola. Per quanto tu continui a dire che bisogna lasciare entrare la musica, che bisogna comprenderla, farla entrare, eccetera, eccetera, però cerchi in qualche modo di spiegarla a tutti i costi attraverso le parole. Poi questa cosa, man mano che si va avanti, sembra cambiare, sembra piano piano che... Diciamo che il mio personaggio vacilla a un certo punto, proprio perché probabilmente si rende conto che è di base sbagliato creare una contrapposizione tra linguaggi che sono diversi, che entrambi parlano ai sentimenti, logicamente... La parola ha anche l'aspetto razionale, che nella musica non c'è, perlomeno c'è un aspetto tecnico, se vogliamo, nella preparazione, però nella fruizione della musica non c'è. E quindi c'è da dire anche che, entrando proprio nello specifico dello spettacolo, quando io dico il mio personaggio, in realtà io avevo pensato a interventi miei di Maria Grazia, quasi non in lettura, perché non è mai bello, ma quasi chiacchierata. E poi con l'andare avanti e approfondire anche chiacchierando con loro, che questo è diventato sempre di più un personaggio. Ed è anche questa la ragione della meringa che ho addosso, cioè perché volevo che comunque l'idea di personaggio restasse in una sorta di dimensione astratta. Però c'è un arco comunque del personaggio, che, come dicevi giustamente tu, è questo inizio quasi di contrapposizione alla musica, questo voler dire sì, mi piace però la parola, e poi c'è questo momento in cui vacilla perché forse si rende conto che le sue certezze non sono così tanto certezze, e questo finale in cui pensiamo così di aver voluto in qualche modo rappresentare una sorta di incontro.
creative, dicevo, mi piacciono moltissimo. Datemi un'idea, uno spunto, io tiro fuori dal cilindro una storia. Le parole stanno sulla carta. Anche le note stanno sulla carta. Certo, ma la differenza è che le parole ci possono rimanere sulla carta. Le note no, perché non ha senso. Come dice, signora? Ah, secondo lei... Assolutamente no. No, lo escludo nella maniera più assoluta, non mi vedono. Dopo la metà c'è una compenetrazione, in effetti, sì, tra parola e musica, perché tu reciti una cosa che poi si scopre essere poco dopo il ritornello del pezzo che fate voi. E in effetti in questo momento c'è una sorta di pacificazione, almeno quello che ho percepito, sì, io, sì, sì, perché è proprio così. Il testo che recita lei, che pure è bellissimo, nel momento in cui viene cantato, arriva a una profondità completamente diversa, certo, almeno per quello che, sì, sì, da, sì, spettatrice, sì, si imprimono, sì, molto di più le parole. Sì. C'è proprio, sì, un escalation, come dire, della cosa. Sì, cioè, ci sono dei momenti di incontro in qualche modo, anche quando io vengo a raccontare la favola usando gli strumenti musicali. È già una specie di incursione nel mondo della musica, dove però io, il mio, anzi, personaggio, non io, è il mio personaggio, comunque, tra virgolette, sfrutta la musica, cioè sfrutta gli oggetti della musica per mettere sulla, sì, parola comunque avanti. Però non a caso, dopo che io ho fatto questo, c'è la prima canzone con le parole che canta Alessandra. Sì, quindi in qualche modo cominciano, sì, a dicendo, sì, 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 sì. C'è anche un altro passaggio in cui la parola incontra la musica, anche se in maniera molto sottile. È quando il tastierista, che poi sono io, diciamo, poi sono, suona lo djembe per conto suo. Sembra che sia assolutamente sganciato, così sta aspettando le altre che tornino. In realtà le parole che dice la parola vanno quasi con una sorta di rap, per cui c'è proprio tempo. Ritmico. Esatto, esatto, abbiamo lavorato proprio tra sul ritmo. Musica, esatto. A un certo punto viene fuori questo excursus sul tempo. Apre la pila e poi lo ha dimenticato là sul tavolo. E allora ci hanno appoggiato sopra qualcosa di troppo pesante per le lancette sottili, che adesso sono tutte storte. Quella dei minuti sbatte contro quella delle ore, come due lame in un duello che non si farà mai, perché l'ingranaggio funziona, sì, certo, ma quello scontro è fatale allo scorrere del tempo. Sì, questo è molto... Per quello abbiamo proprio voluto marcare proprio il discorso proprio ritmico che... Come è arrivata questa idea? È arrivata lavorando tanto, perché abbiamo lavorato tanto e divertendoci anche, perché l'aspetto creativo è veramente divertente. Vai proprio alla scoperta di cose che poi... ti trovi e magari scopri di avere già dentro da prima, solo che non le sapevi dire, poi te le trovi. Un po' come quando abbiamo fatto l'improvvisazione, noi stavamo veramente improvvisando dopo l'attrice nuda, e anche altre volte capita di improvvisare. Lavori tanto, poi ti lasci andare senza ragionare tanto e lì trovi la musica. Sì. No, me lo chiedevo perché in effetti il tempo è uno degli elementi base, sì, comunque, assolutamente, sì. Però non era così scontato portarlo fuori e farlo diventare anche una parte. C'era un mio pezzo che avevo scritto, che in parte è questo, sotto forma di raccontino, e ho detto, ma perché non ripescarlo, come anche altre cosine? Altre le ho scritte apposta, altre le ho ripescate dal cassetto, perché ho detto, ma con la musica il tempo ci sta. Poi però l'ho stravolto, tagliato, ricucito, rimaneggiato. Con Francesco è venuta fuori l'idea di metterci sotto appunto la percussione, e di recente l'idea proprio di dare un taglio anche alla recitazione più ritmato, no? Meno realistico, che seguisse proprio il tempo. Che è un po' così, no? Effettivamente. Per lavorarci insieme, ad esempio, Andrea ha avuto un'intuizione straordinaria mentre stavamo provando, quando c'è si bloccano di colpo, si blocca la musica, e
Andrea, subito con grande intuito teatrale, si è bloccato proprio anche lui. A questo punto mi sono bloccato anch'io e poi si è deciso di svilupparsi togliendo proprio la musica, perché dici tu, risultato l'immobilità, è proprio sul colpo e ci fermiamo completamente, mentre prima c'era semplicemente solo il suono. Invece prende anche corpo il fatto che siamo proprio fermi, immobili. Sì, un'altra cosa che ho notato è che all'inizio il palco è idealmente diviso in due, quindi c'è la parte sua parlata e la parte vostra. Poi andando avanti anche qui la cesura si va a perdere, perché lei comincia a girare, eccetera, eccetera. Sì. È una cosa che è venuta naturale, ci avete pensato, perché sembra proprio che accompagni questa è una cosa voluta da me come in quanto regista. Sì. Infatti anche il discorso delle luci che facevamo con Luca era quello di differenziare ma minimamente i due spazi. Infatti se noti è leggermente ambrata la zona della parola e questa è una luce un po' più fredda, come fosse davvero da sala prove, però anche lì abbiamo detto non creiamo troppo una cesura, perché anche perché ci sono poi questi momenti di scontro, e anche lì non ho voluto fare troppi cambi di luci, troppe, perché non è il tipo di spettacolo secondo me che lo richiede. Sul palco e suona da solo la tastiera, sembra che venga evocata una distanza, un'assenza in qualche modo, poi tu vicino a lui fate un pezzo insieme, almeno quello che ho percepito io, e è un vuoto, è come se ci fosse un vuoto che però la musica per il tempo in cui esiste colma, e poi un vuoto che si ricrea, non lo so, sembra una storia finita oppure lei come se fosse una presenza di qualcuno che è mancato. Chissà. È interessante perché... C'è un significato che voi avevate in mente oppure ogni spettatore può prendere? Secondo me è interessante che ogni spettatore poi possa dire la sua. Come sequenza proprio logica dello spettacolo, la parola, chiamiamola con la P maiuscola, cioè il mio personaggio, fa una specie di estrema... arringa a favore della parola utilizzando, ed è l'unica cosa che non è mia nel testo, utilizzando le parole di Neruda, perché appunto questo pezzo è un pezzo di... Si è preso un bell'avvocato, esatto, da Confesso che ho vissuto, le ultime proprie parole che dice, e alla fine questo rivolgersi a lui e dirgli ma musicista capisci cosa che ti volevo dire, e poi rendersi conto che come no, ma lui non è davvero qui, perché l'ho detto fin dall'inizio che non sono i musicisti davvero qui, però forse nemmeno io sono davvero qui. E c'è di nuovo un tentativo da parte del mio personaggio di entrare nel mondo della musica e di trovare questo, di nuovo, rinsaldare questa cosa che forse si è un po' ammollata nel momento in cui lei sente di dover difendere la parola, e questo succede avvicinandosi allo strumento e veramente... non dico suonandolo, ma insomma facendo comunque scaturire il suono dalla tastiera. Ed è come se queste quattro note fossero davvero il linguaggio che ci permette di unirci, perché poi lui le riprende e sviluppa un tema. E, è lì che secondo me comunque la parola, nel momento in cui ha potuto davvero mettere le dita sulla tastiera e ascoltare che c'è questa unione, può tornarsene abbastanza tranquilla e pacificata nel suo angolino. Quindi alla pacificazione finale. Sì, per me sì. E questa cosa anche di potersi addormentare, comunque, cioè, finalmente mi posso rilassare alla fine, finalmente nel senso di alla fine. Quindi insomma alla fine fanno pace, però sì, probabilmente non hanno mai fatto guerra, quindi è giusto così. Composizione Alessandra Poggi, la cantante, Barbara Ludovico, il violoncello, e io arrivo Eleonora Pacifico, flauto, traverso e clarinetto.
qua.